Hola, pues estamos de nuevo en la biblioteca de la Editorial Herder y hoy eh, tenemos el honor especial de recibir aquí a un autor de la casa que ha publicado eh, algunos libros y publicará algunos más. <coughs> y una de las eh, voces o de las eh, referencias, digamos, en el pensamiento político más importantes, al menos de Europa. ¿no? Eh, nos referimos a Roberto Espósito que acaba de publicar este libro, Institución, en la colección Pensamiento Herder. No es el primero que publica en esta, en esta colección, de hecho, un tiempo antes había publicado ya Comunidad, Inmunidad y Biopolítica, que de hecho son tres de los grandes temas que en toda su obra trata. La idea de la comunidad, la idea de la inmunidad y su relación con la noción o la pregunta por la biopolítica. Y de hecho, también este pequeño libro breve, Institución, lo vuelvo a enseñar, que es una magnífica introducción a la idea y a la noción de institución, sirve también para puntualizar y para contextualizar o dar recorrido a algunos de los temas que en la obra de Roberto Esposito van saliendo. Es decir, no es solamente... Un libro que trata de la idea de institución como algo, digamos, externo al propio programa filosófico de Roberto Espósito, sino que de alguna manera vehicula las grandes cuestiones que aquellos lectores ya conocedores de la obra de Roberto Espósito, eh, pues usualmente trabajan. ¿no? En fin, Roberto. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bienvenido. Muy bien, en esta espléndida casa que amo mucho. Muy bien. Eh, bienvenido, benvenuto, Gracias. benvingut, también. Y bueno, eh, si te parece bien, yo te planteo que tengamos una conversación a raíz de cuatro o cinco frases que podemos encontrar en tu libro. Bene. Y a partir de ahí, pues a ver por dónde va el camino del diálogos, como, sí. como dirían los clásicos. La primera cuestión tiene que ver con la idea misma del título, ¿no? Institución. Es una cuestión que de algún modo aparece, por supuesto, en el debate actual público, eh, sea para discutirla, sea para reafirmarla, sea para repensarla. De algún modo hay un pensamiento, ¿no? Eh, instituyente, no sé si sí, estarás de acuerdo sí. conmigo, ¿no? Y de algún modo también es una cuestión que está, que atraviesa toda tu obra, todas tus, tus, eh, tus posiciones y que ahora un poco pones. Sobre la mesa. ¿no? La primera pregunta sería: ¿no? tú comentas en el libro o entiendes por institución, institución es aquello que permite que un determinado poder pueda durar en el tiempo sin ser puesto en discusión por sus miembros. Sí. Con lo cual hay una relación con la temporalidad. Sí. ¿Por qué pensar ahora en estos tiempos la institución? Ma perché pensare all'istituzione oggi, proprio oggi? Ma noi veniamo da una lunga crisi delle istituzioni che risale, direi, agli anni 70 del secolo scorso, che ha trovato uno dei momenti culminanti, forse anche sul piano simbolico, nell'attacco al Parlamento americano che c'è stato l'anno scorso. No? È un momento eh, che segnala una crisi delle istituzioni e una rottura tra movimenti e istituzioni. Ecco, la mia impressione è che oggi questi due segmenti, movimenti ed istituzioni, cioè innovazione e conservazione, devono tornare ad intrecciarsi. Ecco quindi la questione della temporalità che tu prima richiamavi. L'istituzione è qualcosa che deve avere una durata nel tempo una sua permanenza, ma senza perdere l'elemento dell'innovazione, della creazione. Istituire, io preferisco parlare del verbo anziché del sostantivo, significa proprio questo, creare qualche cosa di nuovo che prima non c'era, ma allo stesso tempo renderlo nel tempo permanente. Quindi istituzione è un concetto, potremmo dire, antinomico, contraddittorio, perché ha dentro di sé la conservazione, la durata, la fermezza, ma anche la dinamica del divenire e insieme essere e divenire e quindi mi è sembrato anche all'interno del mio percorso filosofico che fosse tempo di mettere al centro questa nozione che insieme... filosófica y política. Uh -huh. De hecho, esta cuestión sobre la relación entre, podríamos decir, lo que permanece y lo que cambia, que incluso en la historia de la filosofía casi podríamos llevar a la cuestión de la identidad y la diferencia, sí. que es una tensión, creo yo, que se aprecia muy claramente en conceptos que tú trabajas, sobre todo en, el re, en relación con la idea de comunidad, no, es decir, sí. como aquello que es más centrífugo y al mismo tiempo centrípeto, ¿no? ¿de qué modo podríamos pensar la tensión un poquito más concreta, la tensión entre identidad y diferencia en relación con la institución? Sí, en todo mi trabajo he intentado de elaborar de la bipolaridad, político, impolítico, comunidad, inmunidad, Identità e differenza che sono è la bipolarità forse fondamentale della storia della filosofia, ma anche della storia effettiva. No? Il discorso che da, da Parmenide a Eraclito arriva a Platone pone già la questione del rapporto tra identità e differenza, che però è una questione attualissima. Pensiamo al dibattito sulla globalizzazione, al dibattito appunto sulla rivendicazione delle differenze. La democrazia stessa è qualcosa che è strettamente legata alla differenza, alla capacità di comprendere le differenze senza amalgamarle in una unità predefinita. E dunque l'istituzione e le istituzioni sono attraversate dal tema della differenza all'interno dell'identità, ma anche del conflitto. La differenza è una nozione che ha, come dire, un versante più debole, semplicemente la diversità, ma anche un versante più forte, cioè il, il conflitto. La politica democratica implica la possibilità del conflitto. E diversamente da come si è immaginato, l'istituzione non è qualche cosa che neutralizzi il conflitto, che blocchi il divenire. Le grandi istituzioni sono quelle che hanno dentro di sé, sviluppano e producono la possibilità del confronto, anche conflittuale. Machiavelli, che è un mio autore, che è anche un tuo autore, ehm, parla in particolare qua, nei discorsi sulle decadi di Tito Livio dell'istituzione del tribunato della plebe a Roma Antica. Perché così importante? Perché un'istituzione forte, che nasce dai conflitti sociali tra nobili e plebei, produce ulteriori conflitti. Naturalmente c'è un punto limite, il conflitto nelle istituzioni e tra le istituzioni deve restare politico, altrimenti sfocia nella guerra civile. Quindi, l'istituzione eh, sta dentro il gioco tra politico, sociale, istituzionale e. E eh, bisogna conservare questo equilibrio, ma senza mai perdere il rapporto con il potere istituente, cioè l'elemento originario che dà vita al nuovo. De hecho, io credo che ci stiamo acercando a una questione importante, che è la relazione, mi avanzo un poco nel libro, che è la relazione tra il soggetto e la istituzione. No? De sì. hecho, el, casi la página 97. Se puede leer, ¿no? La institución de la vida no es una opción sub subjetiva, escribes, a disposición nuestra, sino una realidad que desde siempre califica la vida humana comparada con las demás especies. Y ahí apuntas. Toda vida se mantiene suspendida entre dos nacimientos, vinculados, pero no superpuestos: el primero de tipo biológico y el segundo de carácter simbólico, que coincide con el uso del lenguaje. Es decir, de algún modo nos invitas a pensar que no hay relación, es decir, que no hay perdón, vida subjetiva, constitución de la subjetividad, sin una relación más o menos consciente con una institución o con, un, con, un algún, con algún tipo de, institucional, de institucionalización. Eh, lo cual, bueno, se puede discutir, se puede ver. Y sería una de las primeras cuestiones que te quisiera preguntar. Pero también me gustaría, aprovechando esta pregunta, intercambiar el, el sentido. Es decir, no relacionar tanto el sujeto con la institución, sino preguntar cuál es el, el, el sujeto de la institución. Es decir, ¿quién lleva a cabo este proceso de institu institucionalización? ¿De qué modo? ¿Cómo lo podemos pensar esto? Ma dunque il rapporto tra soggettività e istituzioni è un rapporto, come diciamo in filosofia, immanente, intrinseco, nel senso che non bisogna immaginare un soggetto che crea un'istituzione. Lo sottolinea in particolare il filosofo francese Merleau-Ponty, questo sarebbe un soggetto che crea l'istituzione, qualcosa che fa parte della dinamica costituente qualcuno un partito un soggetto costituisce dal nulla una realtà no l'istituzione è essa stessa che crea soggettività nel senso che eh, il soggetto fa già, sta già dentro l'istituzione ogni soggetto ciascuno di noi che viene al mondo viene al mondo all'interno di istituzioni naturalmente quindi le istituzioni ci precedono ma nello stesso tempo la possibilità che noi abbiamo è quella di trasformare le istituzioni. L'altro elemento che lega soggetto e istituzioni è la vita. Tu prima hai nominato il termine biopolitica. In che senso? Nel senso che la vita umana è sempre già istituita. Non esiste una nuda vita, non esiste una vita... Che sia fuori dalla forma la vita si vive si nasce dentro un'altra persona si nasce dentro un quadro storico dentro un contesto e dunque la vita è già da sempre istituita ma guardiamo la cosa anche dall'altro punto di vista anche l'istituzione ha forza se solamente se implica la vita, se è un'istituzione vitale, non è come dire un, una frase retorica. Le grandi istituzioni, le istituzioni che durano nel tempo, le istituzioni che incidono nella storia e che producono cambiamenti, sono le istituzioni che incorporano degli elementi vitali, altrimenti il rischio è quello della separazione. Da un lato la vita come qualcosa che irrora solo i movimenti sociali, e le istituzioni come quadri bloccati, come Weber diceva gabbia d'acciaio, no? anche Nietzsche a proposito dello Stato parla del più gelido dei mostri, questo accade quando istituzioni e vita si separano, dunque in fondo le due nozioni di biopolitica e di istituzionalismo non vanno contrapposte, vanno pensate insieme l'istituzione è parte della dinamica biopolitica e la biopolitica trova un riscontro affermativo solamente se si istituisce dentro appunto istituzioni forti e durevoli. Esto nos lleva a tener que plantearnos la cuestión de la biopolítica justamente en estos tiempos, pero es una cuestión que si te parece la dejaremos para algunos años más okay. adelante, porque has publicado recientemente un libro que repiensa la política sí. en nuestro contexto más inmediato, que tendremos el placer de leerlo también en castellano en esta misma sí. colección. Sí. Así que cuando aparezca, si quieres, te volvemos sí. a invitar a Barcelona Bene. y hablamos más concretamente Bene. sobre política. Pero sí que hay una cuestión relacionada con todo esto que apunta, a mi modo de ver, a una reflexión entre la relación, que es un tema que también hemos comentado alguna vez y sabes que es una cuestión que me interesa especialmente, pero que tú has trabajado fundamentalmente en tus obras, que es la relación entre la soberanía y la idea eh, eh, misma, digamos, de la dimensión política. ¿no? De hecho, al final del libro, una de las últimas frases, eh, quería acabar con esta frase, pero como has sacado el tema... De la relación entre, entre biopolítica e institución, pues te la pongo ahora sobre la mesa para que pensemos un poco a partir de ahí. ¿no? Dices, escribes. Lo cierto es que hemos entrado en una dimensión biopolítica irreductible al paradigma soberano. Sí. ¿Qué significa esto? Beh, la política ha estado a largo analizada, interpelada, desde el punto de vista de la soberanía. e anche le istituzioni sono state a lungo identificate con lo Stato sovrano. Non è più così, non è più così nel senso che eh, lo Stato sovrano si è andato da un lato sbriciolando dal suo interno le autonomie all'interno dello Stato, no? le autonomie regionali, provinciali, tutte le autonomie, ma soprattutto la dimensione sovrana viene intaccata dall'esterno, nel senso che la globalizzazione pone problemi, questioni che non possono essere risolte all'interno degli stati sovrani. Veniamo da tre crisi formidabili, la crisi epidemica, la crisi bellica, la crisi economica, nessuna di queste crisi è gestibile all'interno dei confini dello Stato. Questo non significa naturalmente che non esistano gli stati, gli stati esistono e sono gli organismi politici più diffusi nel mondo, ma non bastano, non bastano. Già Carl Schmitt negli anni 50 diceva siamo entrati in una dimensione geopolitica che vede confrontarsi non più i singoli stati, ma i grandi spazi, i grandi spazi, cioè gli stati continentali. Oggi, sul piano geopolitico, contano i grandi spazi continentali. L'America, la Russia, la Cina, sono quest'ultimi Cina e Russia anche stati, ma sono stati di dimensione continentale. E quindi, ripeto, la, il paradigma sovrano che ha per tanto tempo, per tanti secoli, eh, regolato e definito la questione del politico, oggi non basta più. Ripeto, non perché stati non esistano, ma perché le dinamiche globali, pensiamo per esempio alla crisi ecologica, no? non sono più gestibili perché se in un paese si escludono le centrali nucleari, ma nel paese vicino ci sono centrali nucleari, il problema non è risolto sul piano dello Stato. Quindi eh, tutto questo richiede accordi internazionali politiche globali, capacità di tenere insieme le grandi questioni dell'ecologia, della gestione sanitaria, ma anche l'economia ha un flusso finanziario, economico e un flusso mondiale. Quello che accade nella borsa di Tokyo riguarda immediatamente la borsa di Madrid e viceversa. Quindi siamo in una dimensione globale in cui le istituzioni non vanno identificate con lo Stato, anche se lo Stato resta un'istituzione importante, ma un'istituzione che si confronta con istituzioni interne, esterne e anche con istituzioni che in qualche modo non dico vanno contro lo Stato, ma sono concorrenti. Pensiamo per esempio alle ONG, alle organizzazioni eh, volontarie a tutte quelle dinamiche soggettive che oltrepassano i confini della sovranità. Questo nos lleva a pensare, e se quieres con esto, già acabamos un poco questa introduzione in questo libro, che que, insisto, recorre non solamente la questione dell'istituzione, come stiamo viendo, sino che tocca e eh, transita, digamos, por quantità di questioni che que nella la obra filosófica di Roberto van saliendo. ¿no? Antes tú has comentado la relación entre pervivencia y cambio, ¿no? un dinamismo interno sí. en las instituciones. Y de hecho, esta es una cuestión que sale eh, hacia la mitad del libro relacionado con la idea relacionada perdón, con la idea de la imaginación. ¿no? Sí. De hecho, leo. La relación entre institución e imaginación es tema central en la teoría de Cornelius Castoriadis. Ciertamente el más radical a la hora de reivindicar el carácter creativo de la praxis instituyente. ¿Quién afirma que, por un lado, se debe a la sustancial identificación de los términos? Imaginar algo significa instituirlo. Sí. ¿Cómo podemos proyectar la imaginación con la idea de institución? Porque a priori, quizá, para muchos y para muchas, ¿no?, significa casi una contradicción, ¿no? nos bueno, vivimos en una sociedad instituida, también, de la imagen. Il mondo contemporaneo è dominato dal gioco, dalle dinamiche delle immagini. Eh, nella storia della filosofia, l'immaginazione ha avuto sempre una considerazione, come dire, laterale. Ciò che conta è la sensazione, la percezione, e il pensiero. E invece, Castoria disse, ma già prima di lui, lo stesso Machiavelli, no? quando parla della politica dell'apparenza il principe deve mostrarsi in un certo modo, identifica la potenza eh, performativa dell'immagine. Spinoza, un altro grande filosofo olandese, eh, vede la, la nascita della Repubblica eh, teocratica ebraica come fatta attraverso l'immaginazione profetica e perfino Hegel individua il ruolo eh, istituente dell'immaginario. La società eh, si autoistituisce immaginandosi rappresentandosi in un certo modo. Quindi non si tratta di eh, distinguere o contrapporre immaginazione e realtà. L'immaginazione crea realtà, come del resto anche il diritto crea realtà, cioè esiste un potere performativo da parte dell'immaginazione di definire la realtà in un certo modo. I rapporti politici passano sempre per l'immaginazione, cioè ogni forza politica dà di sé una propria immagine. Oggi è importantissimo questo lato della questione, tant'è che i maggiori leader politici assumono dei... Doctor, capaci di definire la loro immagine. Quindi, il piano dell'immaginario non è un piano inferiore o diverso da quello della realtà, ma si intrecciano e le istituzioni stesse. Sono, nascono da questo intreccio sempre più, e eh, sempre meno il realismo dei fatti può essere separato dal flusso delle immagini. E Castoriadis o Castoriadis è stato forse colui che più di ogni altro ha definito questo carattere istituente della società. Le società antiche o premoderne immaginavano di essere istituite da Dio, dalla natura, dal destino, in realtà si. Si autoistituiscono, cioè si creano in base all'immaginazione che hanno di se stesse. Questo è un grande tema filosofico, sociale, politico e anche antropologico. Con tutto questo che que has estado planteandonos ora, a mí me viene a la mente, eh, no, tengo che preguntartelo, no? sí. eh, la figura e la obra di Immanuel Kant. Porque yo, sí. cuando pienso en imaginación, pienso en la imaginación trascendental de Kant. Cuando pienso en la autonomía y en la autodeterminación, pienso en Kant. Y sin embargo, no sé qué relación tienes con la, con la figura y con la obra de Immanuel Kant. Ya no solamente en este libro, sino en toda tu obra. Entonces, casi es una pregunta personal que te hago. Sí. Um, forse, I filosofi, tutti i filosofi, potrebbero in qualche modo definirsi o kantiani o hegeliani, i filosofi contemporanei. Naturalmente Kant e Hegel sono due straordinari autori che intrecciano le loro tematiche, però c'è, come dire, una, una tonalità kantiana e una tonalità hegeliana. Ecco, io mi sento hegeliano da questo punto di vista, non kantiano. Um, Heidegger, nel suo grande libro su Kant, nel Kant Buch, dice: a un certo punto. Kant arriva a un certo punto a vedere, proprio a proposito dell'immaginazione trascendentale, diciamo l'abisso, l'abgrund, ma ha paura e si tira indietro, si tira indietro e ritorna alle se alla separazione delle tre critiche, eccetera. E Castoriadis riprende questo tema di Heidegger e dice, lo stesso Heidegger ve intravede la potenza dell'immaginazione attraverso Kant e anche lui si tira indietro, cioè c'è una ritrosia da parte del pensiero filosofico, sia in Kant, sia anche in Heidegger di eh, rispetto alla capacità di concepire appunto l'immaginazione come la forza istituente appunto dell'intera società. Quindi Kant arriva a un punto molto avanzato, insieme ad Aristotele, Kant è forse l'autore che più di ogni altro la questione dell'immaginazione, però, non si spinge fino al punto da immaginare, appunto, eh, l'immaginazione stessa come una forza assolutamente creativa. Il, la tematica della cosa in sé, Kantiana. Eh, segnala questa difficoltà, questo arretramento di Kant. Naturalmente parlare di Kant o dei limiti o criticare Kant è qualcosa di, di, di ridicolo per certi versi, no? stiamo parlando di un, di un gigante del pensiero. Però rispetto a Hegel, eh, io mi sito dalla parte di Hegel. Foucault, a un certo punto, alla fine di un suo saggio sull'illuminismo, dice: uh -huh. I filosofi si dividono tra uh -huh. i filosofi appunto analitici nascendo da Kant e i filosofi eh, gli ontologi dell'attualità, partendo da Hegel. Ecco, io sono in questa seconda schiera. Muy bien, pues eh, muchísimas gracias por estar Bene. aquí. Gracias, gracias a ti, gracias a Cierda, En tu casa. Bene, gracias. Y esperamos. Ci ver, ci più <laughs> y esperamos volverte a tener pronto Bene. con más libros, con más ideas. Y de Benissimo. momento, dejamos, dejamos con Institución, un libro que, como digo, eh, recorre no solamente la idea propia de la institución. Y la pone en el foco del debate, sino que también ayuda a revisitar temas y cuestiones que aparecen en la obra de Roberto Espósito. Gracias.